Bene, questo è lo stand della Biocorrendo Avis, dove ci siamo ritrovati oggi come società, e all'interno abbiamo dato ospitalità a Michele Belluschi, oggi vincitore del suo scappadesi che non vuole comparire. Col panino in mano non è carino, però va bene tutto. Complimenti Michele innanzitutto. Raccontaci un po' la gara. Innanzitutto credo che sia la prima volta che tu sei venuto. Sì, tu sei venuto qui. Sapevo della gara, è una bella classica, un percorso duro, un poco, pochi momenti diciamo di pausa, però mi piacciono molto questi percorsi qua, anche perché non hanno salite dure neanche discese dure, sono un po' un misto che a me piace. Immagino che chi ti sentirà dirà: non ci sono salite dure per te che corri, diciamo, a un certo ritmo, insomma. Tutte salite diciamo che viene da su di potenza e a me piacciono. Ok. La dinamica della corsa invece, sei partito subito forte, no, sei rimasto in gruppo? Sono rimasto in gruppo anche perché non è, sono un po' malaticcio, un po' di influenza secondo me. L'ho presa questo weekend, ho fatto due gare, è stato un po' stressante, quindi ho preso un po' di influenza. Quindi sono partito tranquillo con Riti e Pugliani. Andavano più forte loro sulle prime due salite, ho quasi fatto fatica a tenerli e non mi sentivo un gran giornata. Invece poi sul fondo diciamo sono emerso, sono riuscito a staccarlo attorno al decimo più o meno. Sulla salita sterrata con la dura sono riuscito a staccarlo e poi ho tirato l'arrivo, diciamo. Ok, non stai molto bene, comunque hai fatto un tempo davvero, davvero importante, perché corre sotto i 48 minuti, sotto i 15 km di questa gara è davvero, davvero importante, quindi non stai bene, però la gamba c'è. Non mi aspettavo 47,50, per come giravo pensavo di, perché avevo guardato un po' i tempi delle scorse edizioni, pensavo di stare correndo da 49 sinceramente, non ho guardato perché non c'è neanche il Garmin, quindi sì, ho sì. Corso senza orologio diciamo, però adesso sono contento, adesso in pista sto andando piano, non riesco ad essere efficace. Purtroppo questi terreni sono più un uomo da questi terreni, vorrei che fosse l'opposto, andare forte in pista e non andare tanto bene qua, però ultimamente sono un corridore diciamo da questi percorsi purtroppo. Beh, direi che però ci possiamo accontentare, no? Sì, è sempre meglio che andare piano dappertutto. Chiaro, chiaro. Però sai, a me piace la pista, soprattutto i 10.000, mi piacerebbe fare un bel tempo lì, però ho fatto tre gare e non sono andato benissimo. Sì, sono andato benissimo, comunque 31 e 36. 36 ho fatto, però sai, il mio personale è 30,54. Chiaro. Sei in pista, corri sempre per provare a fare il tuo personale, quando fai di più non puoi essere mai contento. Qua adesso non posso essere deluso perché comunque dopo è passato 2 anni e mezzo a non fare gare in pista, quindi già qualcosa riuscirò a farla adesso, però certo. Sai, quando sei in pista vuoi sempre fare il tuo miglior tiro. Chiaro, bene, abbiamo messo la firma su questa 35esima edizione, direi che possiamo essere soddisfatti. Sì. E ti aspettiamo alla prossima gara nella provincia di Alessandria. Mi piacerebbe fare quella del 20 maggio da Castel Rottero a Cassino, mi piacerebbe. Guarda, se ci fossimo messi d'accordo non avremmo potuto fare di meglio, perché è una gara in promozione su Biocorrendo e quindi l'Alto Monferrato. Seguo ogni tanto le gare che proponi, però mi piacerebbe. Ok, l'Alto Monferrato Wine Race ti aspetta volentieri. Speriamo. Ciao, grazie. Ciao.